giocato 10 anni al calcio storico fiorentino, sono cimentato in ogni confronto possibile e immaginabile con altri marzialisti. Ed è per questo che insegno Wing Fight. Io ho iniziato nel 1992 col sistema Wing Chun di Leung Ting e praticamente ho finito il sistema. Poi ho conosciuto Sifu Victor Gutierrez e ho iniziato il mio percorso nel Wing Fight Revolution. Wing Chun è un'arte marziale completa che ha dei principi cardine per cui ti guidano lungo tutto il percorso marziale. Quando è che fa questo movimento? Lui arriva, guarda, indietro e subito a questa maniera. I gomiti stanno serrati. Il Wing Fight Revolution non è altro che Wing Chun con delle metodologie di allenamento completamente diverse. Il pugno deve fare questo. Guardate. Giro, vado dentro. Per far sì che il praticante possa cimentarsi sia a livello di difesa personale che a livello sportivo in una maniera più consueta a quelli che sono oggi i sistemi di lotta. Inizia a prendere consapevolezza del movimento e mi insegna la Byuji. Perché ho cambiato? Perché c'è un'evoluzione nella vita che si rispecchia in tutti gli aspetti. Tutti i sistemi di lotta si sono evoluti. Basta vedere i combattimenti di boxe degli anni 60, 70 e i combattimenti di boxe oggigiorno. Per cui è una cosa normale. Normale sia da un punto di vista di box, di karate, di judo, di lotta, che un sistema si evolva per il meglio. Fight Revolution si basa sull'esperienza vissuta e sulle problematiche che abbiamo incontrato noi in uno scontro reale. Ero un terzo tecnico del sistema Wing Chun di Leung Ting, per cui ero convinto delle mie meccaniche di movimento e quando mi sono trovato a scontrarmi con la dura realtà ho avuto delle difficoltà notevoli. Mi sono reso conto che il sistema che attuavo non era preparato per una situazione reale di lotta. Per cui da lì è iniziato un cambiamento di mentalità da parte mia che poi mi ha portato alla scoperta del Wing Fight con il mio attuale maestro che seguo da 10 anni privatamente, che è Sifu Victor Gutierrez. Il nostro è un sistema di arti marziali vero e proprio, perché abbiamo una nostra struttura di utilizzo del corpo, una reattività dovuta all'allenamento di propriocettività, abbiamo un allenamento sui colpi, abbiamo un allenamento che si basa sul timing e su una reattività visiva, non di contatto. Nel Wing Chun si ricerca sistematicamente questo contatto tra i due praticanti. Nel Wing Fight Revolution il discorso della ricerca del contatto è secondaria, perché il 99% degli scontri avvengono senza il contatto preventivo. Come
capo istruttore dell'Italia e della Svizzera, metterò a disposizione tutta la mia esperienza reale sul combattimento per i miei allievi e i miei istruttori, per poter creare una base forte in queste due nazioni. Io invito a venire a vedere cosa facciamo e come pratichiamo, perché no, anche per migliorare quello che già stanno facendo. Colpisco. Due linee di forza. Noi non denigriamo assolutamente i Wing Chun perché veniamo da quel mondo lì, è un'arte marziale splendida che ci ha permesso di fare questo salto di qualità e tutta questa nostra esperienza la mettiamo a disposizione per chi cerca una reale efficacia in un discorso di difesa personale.